Buonasera Mister Pecchia, sono Matteo degli Asprillas. Il momento è di quelli seri, grave no, perché le cose gravi nella vita sono altre, non sono sicuramente il calcio e le partite di calcio, però per il Parma Calcio è un momento molto delicato. E mi rivolgo a lei perché ho come l'impressione che oggi sia sostanzialmente il capisaldo a cui noi tifosi possiamo aggrapparci in un momento delicato come questo. Perché è evidente, e ormai chi vede le dirette degli Asprillas, questo periodo dura un po' di tempo, che per noi tifosi, essere tifosi del Parma, sono mesi difficili. Sono mesi difficili anche nella misura in cui ci sentiamo un po' lasciati soli. E io mi rivolgo a lei perché ho l'impressione che anche lei si senta un po' solo. Oggi a me ha fatto abbastanza specie che il nuovo arrivo Zanimacchia si sia autopresentato. E mi ha fatto anche un po' specie che in queste settimane in cui insomma la città, i tifosi hanno spesso discusso l'operato della società, il nostro presidente non abbia sentito la necessità di esprimere la sua opinione. E allora è da qui che nasce l'esigenza di dirigersi e di rivolgersi a lei. Lei ha una carriera che parla per lei, ha avuto ottimi risultati alla guida della Juventus Under 23, alla guida del Verona, alla guida della Cremonese. Ma guardando il suo trascorso ho l'impressione che non abbia mai avuto un periodo delicato e un momento delicato quando guida una squadra come quello che sta attraversando adesso il Parma. Perché è evidente che il Parma, dopo un avvio che aveva tutti illuso, forse anche lei, sul fatto che fosse diventato una squadra, quelle famose prime 9 giornate in cui, arrivando contro la Regina in formazione rimaneggiata, il Parma era stato squadra, talmente squadra da aver portato a casa 3 punti, anche senza meritarlo forse, ma con la grinta e la determinazione che ci vogliono quando si è squadra. Poi da lì in poi è cominciato un percorso a ritroso, nostro malgrado, un percorso in cui quella squadra si è persa e non si è più ritrovata. Bene, io mi rivolgo a lei perché a questo punto penso che soprattutto sulle sue spalle ci siano ogni residua possibilità di rivedere finalmente una squadra con la maglia crociata sulle spalle, una squadra capace di lottare, di combattere su ogni pallone. Noi tifosi siamo alla volte anche abbastanza semplici, ci siamo innamorati in passato di squadre anche di livello qualitativo molto basso, ma che su ogni pallone davano tutto, sudavano, lottavano, combattevano, e di quelle squadre ci siamo innamorati e si è creata un'unità che ha portato a fare grandi risultati a questa squadra, al Parma. Bene, in un momento come questo, è vero, forse avremmo avuto bisogno di altri giocatori nel mercato di riparazione, è vero, avremmo bisogno di una società molto più presente, è vero, avremmo bisogno di obiettivi più chiari, a parte la realizzazione dello stadio, che per inciso per noi tifosi è una questione accessoria, non è fondamentale. Per noi tifosi l'importante è vedere una squadra che dà tutto in campo e che soprattutto vince. Ma in un momento come questo mi rivolgo a lei perché si può vincere, si può perdere, ma si deve vincere o perdere da squadra. Solo così noi tifosi saremo ancora contenti di andare allo stadio e sostenere il Parma. Solo se sapremo ritornare a vedere una squadra che lotta, combatte e suda, non che esce dal campo smarrita e senza mordente come è stato Cosenza. Per cui in un momento in cui mancano gli altri capisaldi, l'unico titolato che può contribuire a ridare una personalità a questa squadra così discontinua è lei. È una sfida importantissima, ma sappia, mister, che se riuscirà a fare questo, anche se i risultati non saranno all'altezza, ormai a questo ci siamo abituati, le saremo riconoscenti. È evidente che però dovesse non tornare una squadra, dovesse rimanere l'11 e il poco collettivo che abbiamo visto a Cosenza, anche il rapporto che fino adesso abbiamo difeso e che ci vega lei ne uscirebbe ridimensionato. Quindi noi abbiamo una speranza che è riposta nel fatto che la sua guida riporti questa squadra, questo insieme di giocatori ad essere una squadra, ma dall'altro lato non abbiamo più altre speranze. Quindi fallisse anche lei, non rimarrebbe che ricordare l'ennesima stagione negativa di questo Parma da quando è guidato da Kyle Krause. Quindi forza ragazzi, ma soprattutto forza mister, perché noi dal Parma vogliamo solo una cosa: grinta, determinazione, dedizione, passione. Se non vediamo quello, non siamo più disponibili a supportare i ragazzi come abbiamo fatto in passato. Ciao a tutti da Matteo degli Asprillas.